Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i titoli del nostro telegiornale. Riunione operativa alla Prefettura di Cosenza per discutere sulla prevenzione degli incendi boschivi. Sanità in Calabria, Oliverio, che si chiuda una volta per tutte l'era del commissariamento che dura dal 2010. La Regione Calabria, attraverso azioni turistiche mirate, si prepara ad accogliere i visitatori. Nicola Irto sottolinea come da anni in alcune zone balneari della Regione si registri il sold out. Sulla location dell'ospedale di Cosenza intervengono anche i comuni dell'Interland. A Cosenza una rassegna di opere su Alarico del pittore cosentino Giulio Telarico. Ogni anno, con l'arrivo dell'estate e dunque delle temperature torrenziali, la Calabria viene devastata dagli incendi boschivi. Per far fronte a questo drammatico fenomeno, che lo scorso anno ha fatto registrare anche delle vittime, in prefettura a Cosenza si è tenuto un incontro istituzionale per discutere sulla questione legata alla prevenzione. Prevenire gli incendi ed evitare il ripetersi di quanto accaduto nella scorsa estate, dove migliaia e migliaia di ettari di bosco sono stati bruciati dolosamente. Se ne è discusso presso la prefettura di Cosenza nei giorni scorsi. Il tema degli incendi boschivi, il tema della gestione dell'estate è un argomento che deve necessariamente essere affrontato a livello regionale. Oggi faremo un punto di situazione per poter tracciare delle linee operative che siano efficaci, ovviamente ciascuno nell'ambito del territorio e chiaramente nell'ambito delle nostre competenze. All'incontro hanno partecipato i prefetti delle 5 province calabresi, i comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco, la Regione Calabria con i responsabili dei settori della Protezione Civile, Forestazione e Difesa del Suolo, Calabria Verde, Sorical ed Arpacal. Sì, è una sinergia importante e indispensabile per evitare che la prossima stagione estiva abbia le disastrose conseguenze di quella precedente. D'intesa con il prefetto di Catanzaro abbiamo ritenuto di doverci incontrare con tutti gli attori istituzionali in questa sede, nella sede di Cosenza, che tra l'altro è la provincia che è stata maggiormente interessata dagli incendi. E partiamo da qui per una serie anche di ulteriori incontri istituzionali che saranno tenuti sotto il coordinamento del prefetto di Catanzaro, con la partecipazione di tutti i prefetti della Calabria, anche su altri temi di notevole importanza per tutta la regione. A Reggio Calabria il presidente della giunta regionale Mario Oliverio ha parlato di sanità, sottolineando la situazione calabrese commissariata dal 2010. La sanità in Calabria è commissariata dal 2010 e il commissario, che avrebbe dovuto supplire alle inefficienze della regione, ha determinato invece una situazione di aggravamento della situazione. Quello che è stato denunciato in queste ore dai rappresentanti dei laboratori privati è l'esempio di questo aggravamento. E non è possibile che si restringano e si taglino i servizi, costringendo i cittadini ad andare fuori dalla Calabria e naturalmente attraverso iniziative che sono assolutamente non condivisibili. Io per questo ho incontrato i rappresentanti delle associazioni, ho detto loro che la regione è dalla loro parte, tant'è che i decreti che sono stati assunti non sono stati né istruiti dal Dipartimento Salute della Regione né sottoscritti dal responsabile del Dipartimento. È davvero una situazione grave, per la quale chiederemo ancora una volta al Governo di porre attenzione, perché questa terra non può essere mantenuta nella condizione in cui è stata mantenuta per quanto riguarda il servizio sanitario. Una piana che non ha una sanità, da domani chiude l'ospedale di Getavo, alcuni reparti, anche Oppidum Mertina. Ma noi abbiamo bisogno proprio di una svolta, proprio in questo senso dico che è necessario che si chiuda la stagione commissariale, questa stagione negativa per la Calabria, per ridare alle rappresentanze democraticamente espressione dei calabresi il potere di affrontare, sia pure con la consapevolezza delle difficoltà che si mettono sulle spalle, ma la responsabilità di affrontare
un problema vitale per la vita di una comunità, che è quello appunto della riorganizzazione dei servizi sanitari. E restiamo a Reggio Calabria, dove ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto sulla programmazione della stagione estiva. Sentiamo. Allora, intanto stiamo lavorando in maniera, il presidente Oliverio, ma il dipartimento sta lavorando in maniera concreta sia ad attivare tutti i percorsi di tour operator. Già è da 2 anni che la Calabria è sostanzialmente sold out dal punto di vista dei posti letto. La nostra regione viene vista con interesse anche dai media internazionali rispetto all'offerta che c'è, naturalistica, soprattutto estiva, di mare. E nei mesi estivi. Su questo bisogna lavorare in maniera ancora più concreta, bisogna rilanciare, l'aeroporto di Lamezia ha istituito nuovi voli, l'aeroporto di Reggio continua a lavorare, bisogna comunque ancora lavorare su nuove rotte, bisogna creare della Calabria davvero una piattaforma possibile non solo per il turismo italiano ma anche europeo. Viene apprezzato il nostro mare, noi dobbiamo garantire che le nostre città siano pulite, dobbiamo garantire che ci sia un mare pulito, dobbiamo garantire che ci sia sempre più un'accoglienza diffusa che può anche passare attraverso le aree interne della Calabria. Vediamo e notiamo che c'è un turismo e un interesse verso la ruralità, visitare la ruralità calabrese che è una specificità straordinaria e unica, e quindi vediamo che c'è molti turisti che vogliono conoscere, vogliono vedere le bellezze straordinarie, naturalistiche, storiche, archeologiche e ambientali della nostra regione. Bisogna anche su questo fare di più e fare presto. Anche i comuni di Rende e di Castrolibero avanzano delle proposte relative alla location della costruzione del nuovo ospedale di Cosenza. La querela relativa alla costruzione del nuovo ospedale di Cosenza prosegue e si arricchisce di ulteriori elementi. Tutto si era bloccato sul nodo legato alla location, con il comune di Cosenza e la regione Calabria che avevano posizioni differenti. Il sindaco del capoluogo Bruzio, Mario Chiuto, opta per la zona che oggi ospita l'Annunziata. Il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, invece per Vaglio Lise. A provare a rompere la fase di stallo, però, ci stanno provando anche altri attori che non possono non essere interessati alla vicenda. Alcuni consiglieri comunali di Rende, infatti, hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario e svolto in maniera congiunta con il consiglio comunale di Montalto Fugo. La loro proposta è di costruire il nuovo ospedale in prossimità dell'Università della Calabria, quindi sempre nell'area urbana di Cosenza, al confine con il comune di Montalto. Dell'area urbana fa parte anche il comune di Castrolibero ed ecco che anche qui il Consiglio Comunale ha approvato un documento per ribadire la necessità di costruire il nuovo ospedale e per proporre come location un'area in Contrada Motta ricadente nel comune di Castrolibero. Tante proposte, ma ora per rompere la fase di stallo si attende solo una mossa proveniente da Palazzo dei Bruzzi. Cambiamo decisamente argomento. È dedicata al condottiero Alarico una rassegna di opere che si può visitare in una nota galleria di Cosenza. È approdata a Cosenza l'ultima mostra del pittore cosentino Giulio Telarico dal titolo In attesa del tesoro, un catalogo di opere interamente dedicate al famoso condottiero dei Visigoti, Alarico, che come la leggenda vuole dovrebbe essere sepolto con il suo tesoro da qualche parte a Cosenza. Approda alla Galleria LB dopo un anno e mezzo, due di lavoro, e Marilena ha avuto, come dire, questa idea di accettare il mio lavoro, e allora io ho pensato di organizzare, di concluderlo tenendo conto degli spazi. Noi qui per esempio alle mie spalle c'è questo omaggio ad Alarico che ho fatto diventare Alarico Pop, perché io, a me piace giocare con l'arte, quindi questo giocare con l'arte in questo caso è servito a me per dare un po' di colore a questa figura che ormai fa parte da sempre della storia della città di Cosenza, e quindi oggi più che mai, perché c'è un'attenzione, e difatti la mostra si chiama In attesa del tesoro. Una rassegna di opere, quelle dedicate al condottiero dei Visigoti, che rientrano in un progetto ben più ampio, come ha confermato lo stesso pittore Telarico. È un progetto ampio, io mi sono, come dire, immaginato di aver ritrovato un manoscritto sul quale uno scriba durante l'atto della sepoltura ha raccontato che cosa accadeva in questo momento, e di là ci sono queste tavole, eccetera. Poi ho fatto un'installazione sempre pensando all'acqua, al cavallo, eccetera, giocando su questi temi, e ripeto, qui ho voluto invece cercare di dare un po' di brio a questo nostro amico che è Alarico,
e farlo diventare più giocoso, più ludico con il colore, giocando sulla ripetizione dell'immagine, giocando quindi su questo tema della pop art che ho fatto mio di passaggio, perché io lavoro in un'altra direzione, però in questo caso mi sembrava interessante fare questo dialogo fra il mio lavoro e la pop art. Sì, Giulio Della Rigo è partito dal presupposto di un gioco, no? Quindi una componente ludica di partenza per sviluppare un'ipotesi di racconto attraverso un antefatto storico noto a livello mondiale, che è appunto la sepoltura del sovrano con il suo cavallo, con i suoi tesori, eccetera. E quindi appunto sulla scorta di questa storia così affascinante è stato realizzato un ciclo di opere con delle scritture che non corrispondono a nessun codice di fatto, ma che hanno l'obiettivo di far riflettere chi guarda e di appunto coinvolgerlo in questo gioco di decodificazione impossibile. E quindi è come aggiungere storia, ipotesi alla storia e alla leggenda che tutti conosciamo appunto su questo re. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto più tardi per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie e a più tardi.